dare un contributo per le famiglie che accettano di accogliere chi lascia il campo Rom. Sarebbe questo il progetto nella delibera 70 della Giunta di Roma Capitale, che si intitola Introduzione di misure di semplificazione finalizzate al superamento del villaggio Camping River. Infatti ci sarebbe questa misura qua per il superamento dei campi Rom. Questa sarebbe la misura che più spiccherebbe tra quelle che sarebbero state proposte proprio da parte della Giunta di Roma Capitale, che vi ricordo vede come sindaco Virginia Raggi, che appartiene al Movimento 5 Stelle. La facoltà riservata a persone singole o piccoli nuclei in condizioni di fragilità e disagio connessa all'età, a gravi patologie e alle limitazioni dell'autonomia dei soggetti interessati a accertare dai servizi sociali di Roma Capitale di ricorrere a forme di ospitalità temporanea, quindi tipo temporaneo, presso terzi privati, come per esempio famiglie, congiunti, anche residenti fuori al territorio di Roma Capitale, sfruttando quota parte del contributo abitativo a disposizione previa sottoscrizione di progetti condivisi con i servizi sociali di tipo territoriale, anche però presso altri comuni. Contributi dunque previsti anche per chi affitta ai Rom. Ci sarebbe la possibilità infatti di corrispondere il contributo per l'inclusione abitativa, come si legge nella delibera, direttamente ai proprietari degli immobili locati sulla base di una procedura amministrativo-contabile concordata con la Ragioneria Generale a fronte della sottoscrizione e registrazione di un regolare contratto di locazione tra le parti. Quindi la Giunta Capitolina prevederebbe che il contributo per il sostegno abitativo, entro il limite massimo definito nel piano individuale di intervento, possa andare anche a progetti di autorecupero e ristrutturazione di immobili. E poi, ovviamente, c'è dell'altro, però la notizia principale sarebbe che ci sarebbe l'intenzione di dare delle famiglie, quindi un contributo economico, a quelle famiglie che vanno ad ospitare i Rom. Un progetto piuttosto controverso, secondo quello che alcuni avrebbero esposto. Io non mi pronuncio perché ovviamente trasmetto notizie e basta. Un saluto, iscrivetevi e al prossimo video da Naruto Italiano.